Punto 3, Modei, è dedicato oggi naturalmente alla giornata della memoria, con una testimonianza struggente e coinvolgente emotivamente. Si tratta di un raro documento lasciato da un ragazzo, cecoslovacco al tempo, Pavel Friedman, che nacque a Praga nel 1921 e morì ad Auschwitz nel 1944. Di lui resta un documento delicatissimo e soprattutto un documento che è stato diffuso storicamente con un bellissimo disegno. Resta solo questo piccolo documento che riporta qui in italiano, ma nell'originale, nella lingua di Pavel Friedman, la bellissima composizione La farfalla. Una composizione di rara delicatezza, struggente, in cui è testimoniata la sensibilità del giovane Pavel Friedman, ma soprattutto lo strazio della esperienza che ha passato, tragica esperienza che ha passato. La farfalla è una composizione che leggerà la nostra Maria Grazia Castellana, come sapete, storica protagonista del Pirandello Stabile Festival, oltre che collaboratrice stabile del Punto Fermo, oggi ospite speciale del Punto Fermo Day. Allora, sentiamo questa bella composizione di Pavel Friedman da Maria Grazia Castellana. Prego. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, l'ultima, volava in alto, leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà già la mia ultima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui e qui mi chiamano i fiori di Ruta e il bianco candeliere di castagno nel cortile. Qui mi chiamano i fiori di Ruta e il bianco candeliere di castagno nel cortile. Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Qui non ho rivisto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Grazie alla nostra brava attrice Maria Grazia Castellana, questo è l'omaggio di Punto Fermo Day alla giornata della memoria. Appuntamento alle prossime occasioni.